Care amiche ed amici miei, è qua che bisogna mettere il cellulare nel suo sito, in loco, nel suo loco, nel suo luogo. Io sono con questo. Spegniamo il tablet perché vedete qua era acceso. Lo uso da supporto a... Lo faccio col mio cellulare del New West. Ma come mai Beppe Grillo non si può, non si fa più ascoltare, non si può più ascoltare? Allora, innanzitutto vi saluto, care amiche ed amici. Saluto tutte e tutti voi. Non so che c'ha questo cellulare, se c'è la telecamera danneggiata perché mi era caduto incresciosamente. E io, perché non si surriscaldasse la batteria, gli ho tolto la custodia, per quello che non l'ho usato, utilizzato in questi giorni per l'ultima live. Ma credo che no, che era sporca il vetro della camera davanti. Allora, salve a tutte care amiche ed amici, e il tema del giorno che vi propongo è: perché non si ascolta più il nostro caro amico Beppe Grillo? Perché lui, che interveniva sempre, addirittura espulsando persone e tutto il resto, non si fa più ascoltare? Cosa è successo? Cosa è cambiato nella vita del nostro Beppe, del nostro bene amato Grillo nazionale? Come mai? È il tema che tratterò in breve, e quindi vi farò una introduzione qua sto facendo pasticci, ecco qua. Facciamo perché ci sono degli YouTubers che fanno degli stacchi iniziali incredibili e io invece no, e io invece non sono capace di fare queste cose qua. Ma bando alle ciance, che adesso so che cosa sono: ciancicare, discorsi inutili, credo in toscano. Adesso sto a spese di chi mi guarderà impostando il video. Mettiamo qua, voglio mettere solo Beppe Grillo e Sant'Enchan. Impostazioni avanzate, lingua italiano, oggi notizie politica, anche se starebbe meglio con gli humor, però notizie politica. Allora, non ho messo la Common Creative Attribution. Io sempre vi dico che faccio dei video in Common Creative Attribution, e è stata già impostata di base. Va bene, allora ci sta. Non ho messo modifica, ecco il link. Il link ci mettiamo. Ecco, basta. Adesso delle impostazioni. Troppo largo, lo so, mi spiace. Facciamo un altro giro.
sto impostando, vi direte che pizza, ma lo è anche per me. Vabbè, sì, ecco fatto. Allora, grazie per i 2 like. Io ho fatto dei video in precedenza, cercate nel mio canale Beppe Grillo e troverete magari tanti altri video, perché io metto in descrizione dei video gli altri video miei prodotti e il loro link, quindi può darsi che accidentalmente, accidentalmente, vi capiti di trovare dei libri, dei video correlati dicevo, io ho fatto dei video criticando sempre alcune frasi, non nel senso morale, ma nel senso logico, delle aberrazioni prodotte da Beppe Grillo, per esempio sul fatto che non si dovesse demolire il ponte di Genova, che era tutta una bufala mediatica. Lui aveva detto anche che gli olivi del Salento non erano malati, che non c'era quella malattia che li colpiva, che era la Merkel e l'Unione Europea che volevano farci tagliare le nostre piante di olivo, perché obbligare l'Italia a comprare le olive dalla Tunisia e dall'Algeria. E dice, ogni volta che lui usciva a fare dei comizi, dopo i grandi comizi di grande esito che ha avuto con il Vaffadei, lui in pratica usciva a fare delle conferenze che nelle quali gli saltava il comico che aveva dentro, come una volta ha dichiarato persino che ormai lui era andato oltre Adolf Hitler. E che voleva dire con questo? Voleva provocare la Merkel, voleva dirgli guarda, io sono andato oltre Adolf Hitler, tu no, gli ha detto. Non so che classe di provocazione è, perché tanto ha criticato Silvio Berlusconi perché ha dato del capo a Schulz, europarlamentare tedesco, e poi lui invece cade sull'asino provocando la Merkel, così dicendo che lui era andato oltre Hitler. Poi vabbè che sempre citano in ballo gli altri Hitler, soprattutto gli austriaci e i tedeschi, quando devono criticare anche Salvini. E aveva detto che si augurava per il caniche toy di Berlusconi, o che Berlusconi aveva comprato a qualcuno, la vivisezione. E quindi ogni volta che Beppe Grillo usciva a dichiarare qualcosa, io come introduzione a questo video ho fatto la preparazione del video, più che mettere una sigla io ogni volta lo preparo il video. Allora come si fa a prenderlo sul serio a Beppe Grillo quando dice che tutte le cose che dice? E allora io credo che i pentastellati, i grillini, quelli del Movimento 5 Stelle, chiamateli come volete, avanzavano e lui ogni volta che interveniva li faceva retrocedere. Allora gli hanno detto: deciditi, o fai politica o fai teatro, ma non puoi dire delle freddurie e te stai in una sede, perché la politica, nella sede politica, sono la rovina del politico e del partito politico. Invece a circo sono. Berlusconi si è fregato da solo, perché si metteva a dire barzellette, a dire oscenità. Poi alla gente non è che gli piace molto, soprattutto se si vivono momenti di crisi. E allora io credo che sia questa la ragione per la quale Beppe Grillo non si ascolta più. Ogni tanto gli chiedevano a lui, come se fosse il vecchio guru, soprattutto da quando Gian Roberto Casaleggio è morto. Io ho fatto un video: cosa sarà del Movimento 5 Stelle pentastellato una volta che il fondatore muore, rimarrà fra gli associati, gli eredi Casaleggio e Beppe Grillo.
E infatti io preannunciavo che una delle due parti sarebbe dovuto uscire, e la parte che è dovuto uscire è stata proprio quella di Beppe Grillo. Stonehammer Channel 98, ma quello è un grande stronzo, perdon YouTube che ho detto una parolaccia, è un grande stro e non merita di camp no no stro Stonehammer Channel 98. Allora, tu hai 20 anni e quindi sei maggiore d'età, ma ecco, puoi fare questo commentario, non si deve augurare la morte di nessuno e neanche lo si deve insultare personalmente. Magari puoi dire che è un comico di quarta, che ormai ha finito di fare ridere da un pezzo, che lavorava per Pippo Baudo nella Rai, che lavorava per una televisione che per metà era socialdemocratica e per metà era democristiana. Ha lavorato per Rai 1, ha lavorato per Rai 2, è stato in tutte le edizioni di Sanremo, è stato in tutte le edizioni di Fantastico. Lo avrebbero cacciato per una battuta che ha fatto sulla corruzione dei socialisti di Bettino Craxi, ma augurargli il decesso e insultarlo in questo modo, cioè posso capire, posso comprendere, ma non giustifico. Ma non accetto, non si può veramente dire quello che tu esprimi nella tua piena libertà di giudizio e di intendimento personale, per carità. Però è vero che lui se ne usciva ogni volta, caro amico Stonehammer Channel 98. E ti invito anche a commentare i miei video che ho caricato su Beppe Grillo nel mio canale, forse ti interesseranno molto, e anche altri video, vorrei sapere la tua opinione, perché parlo anche di politica fra le varie cose, faccio tutorial di ogni tipo. E lui ogni volta che se ne è uscito opinando ha fatto veramente perdere molto terreno, poi soprattutto perché la sua ultima dichiarazione, non so se è stata che nel futuro non ci sarà più bisogno della democrazia perché sarà tutto automatizzato. Vabbè, forse in questo ci avrà avuto in parte ragione, ma non sono i ragionamenti che il Movimento 5 Stelle o qualcuno vicino adesso deve fare nel 2018, perché ormai il Movimento 5 Stelle è un partito politico come gli altri, anche se continua a essere un movimento. Ha rovinato un intero pianeta con le sue scemate. Poi è un pagliaccio ed è un meschino, e tutti che lo elogiano anche. E sì, vabbè, non so se sarà meschino perché dicono che i genovesi sono un po' stretti di manica, però una volta si mettevano i soldi nella manica. Però che sia un pagliaccio, infatti basta guardare Te la do io l'America, aveva lavoro nella Rai per le battute. Ma voi immaginate voi quello che ho visto io in America? E che poi faceva dei paradossi assurdi. Proprio in Rai lo hanno elogiato fin tanto che ha convenuto, come anche un altro come si chiama, che non so se anche lui è di Genova, che coincidenza, per esempio, che io voglio cambiare il mondo e farò Piazza Pulita. Ah, Danny Strange Reaction. You feel me? Danny Strange Reaction. Non lo so che vuoi dire con you feel me. Io parlo in italiano. Allora, un altro che è, come si chiama, che ha fatto Johnny lo stecchino, non mi viene in mente l'attore. No, è toscano lui, non è genovese. Non mi viene,
abruzzese, non mi ricordo quello che ha parlato. Ah, yes, I speak English, Danny Strange Reaction. Thank you for follow and for I'm speaking on Italian now. Come si chiama quello che tu te lo ricordi? Stony Gamer Channel 98, quello che ha fatto, insomma, ha recitato la Divina Commedia nella Rai, no? Ha fatto anche Joe Banana, non so, che ha preso la Carrà in braccio. Ebbene, lui ha preso milioni di euro per recitare la Divina Commedia, e poi ha parlato anche, ha preso milioni di euro per parlare bene della Costituzione. Bravo Stony Gamer Channel 98, dimmi quando riuscirai a migliorare il mondo. Io sono un po' pessimista, ma non è con la violenza che si migliora il mondo, perché sempre ne verranno altri nuovi. Allora, ha preso dei soldi per difendere la Costituzione italiana, molti soldi, non so se 1 milione, 2 milioni di euro. Aspetta che te lo dico. Benigni, ecco qua, Benigni. Benigni. Per fortuna che, anche se mi filmo col cellulare, Roberto Benigni. Nato a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, cioè in provincia di una provincia. Benigni. Benigni ha preso dei soldi per fare un ciclo di puntate di trasmissioni per la Rai, che poi la fate, mi sembra, in una piazza, non so, titolato La più bella sei tu, perché nel 2016, se non mi sbaglio era il 2016, la sinistra, il PD, Matteo Renzi e tutti quanti gli altri, anzi era prima del 2016, nel 2012 non so, si opponevano a che si opponevano a che la destra di Berlusconi ecco qua La nostra Costituzione è la più bella del mondo, ma si può cambiare, disse nel 2016. Nel 2016. E nel dicembre del 2012 leggeva la Costituzione italiana. Qua lo dice bene un articolo. Prima, due file più in là, come per provare. Ecco qua che diceva: tu che nel dicembre 2012 leggevi la Costituzione italiana definendola la più bella del mondo, ora con
conterraneo toscanaccio come te, tal Renzi, che non è di Genova, Renzi, è un partito a te caro, il PD, la stanno sfasciando. Se ci sei, batti un colpo. E quanto scrive il blog di Grillo in un post firmato da Lella M e dal titolo Benigni scomparso, o dove sei, bischeraccio? Infatti nel 2012 diceva che non si poteva cambiare la Costituzione, Benigni, perché nel 2012 la voleva cambiare, o nel 2011 la destra. Poi cambia di opinione, fa il Volta Gabbana, e non solo. La RAI, che c'era Matteo Renzi, gli paga non so quanto per uno o due episodi dal vivo e poi ripetere la serie già registrata e omettere la parte dove diceva l'istituzione italiana è la più bella che c'è e non si tocca. Appena gli hanno pagato, ha avuto il cash, il suo partito gli ha detto che la Costituzione italiana adesso si doveva cambiare. Lui hanno ritrasmesso la sua vecchia serie per la quale ha preso di nuovo del denaro, e lui che ha fatto, ha registrato una nuova introduction e ha recitato questo all'inizio, ve lo metto qua il link. Queste sono le cose che succedono. La nostra Costituzione è la più bella del mondo, ma si può cambiare per avere le riforme. E lui dice, stasera su Rai 1 torna lo show sulla carta. Io voterò sì al referendum. Si ottengono obiettivi che aspettiamo da decenni, con quello di superare il bicameralismo perfetto. Ma perché capisco e rispetto le ragioni di coloro che scelgono il no. Cioè capisce e rispetta le ragioni che lui aveva nel 2012. Roberto Benigni, lei sa cosa avevano votato suo padre e sua madre al referendum che chiedeva ai cittadini di scegliere tra la Repubblica e la Monarchia il 2 giugno di 70 anni fa? Due contadini socialisti come loro cosa potevano votare? Repubblica, naturalmente. Ne abbiamo parlato molte volte in casa. La sera prima mio padre disse a mia madre: ma tu vuoi votare per il re, che sarà uno e uno solo, o per la Repubblica? E si ricorda che qualche anno fa, a proposito di pentimento, si tentò di abolire tranquillamente la festa della Repubblica. E quindi, come dire, lei questa sera porterà in replica La più bella del mondo al grande pubblico di Rai 1, dopo che nel 2012 la buona vecchia Costituzione fece 13 milioni di ascolti contro gli 11 milioni dei 10 comandamenti, due anni dopo. Dunque, Calamandrei batte Mosè. Ecco, lui nel 2012, il giornalista gli domanda a Benigni: vabbè, non mi sto a leggere, a mettere l'articolo, ve lo leggo. Che bisogno c'è oggi di cambiare questa Costituzione? Infatti farebbero bene ad attuarla prima di pensare a cambiarla. Cioè Benigni ha presentato uno spettacolo, tanto per farvi vedere com'è contraddittorio Benigni. Dovrei fare un episodio su Benigni, ma non mi va, faccio solo un episodio unico. Cioè ripresentò nel 2016 la nostra Costituzione è la più bella del mondo per avere le riforme. Nel 2012 diceva la nostra Costituzione è la più bella del mondo e non si deve toccare. Allora il giornalista gli, a un certo punto dell'intervista di Repubblica, che ho messo il link nel blog,
Lei questa sera porterà nel chat, lei questa sera porterà in replica La più bella del mondo al grande pubblico di Rai 1, dopo che nel 2012 La buona vecchia Costituzione fece 13 milioni. E allora che bisogno c'è oggi di cambiarla questa Costituzione nel 2016? Infatti farebbero bene ad attuarla prima di pensare a cambiarla. E allora Benigni, perché proponi di cambiarla e che voti di cambiarla se farebbero bene prima ad attuarla e poi a cambiarla? La carta è nata come una promessa alle generazioni future. Noi siamo qui riuniti, disse Calamandrei in quei giorni, per debellare il dolore, per ridurre la maggior quantità possibile di infelicità. Ci rendiamo conto in questo senso la Costituzione? Ci rendiamo conto in questo senso la Costituzione, come per come la democrazia, è un paradiso perché chiede a tutti le virtù di pochi. Ma la carta non deve disegnare il paradiso, quella è una geografia che spetta alle regioni, non le pare? Vabbè, poi continua l'intervista. È veramente una cosa allucinante. Quello che, come i politici sono dei Volta Gabbana. Vediamo se ecco qua. Si è voltato come una frittella di una parte ad un'altra, come una frittata. Dal 2012 che non voleva cambiare la Costituzione, dal 2016 che ha ricevuto dei soldi per fare la modifica dal vivo in un paio di episodi al ciclo del 2012 La più bella sei tu, e dire che si doveva cambiare la Costituzione. Poi nell'intervista dice: non bisognerebbe cambiarla perché basterebbe attuarla, perché è perfetta, è la più bella del mondo. Però faremmo meglio a cambiarla, insomma, non si sa se bisogna cambiarla o no, neanche lui lo sa, neanche lui sa che cosa si cambia della Costituzione, e consiglia agli elettori di cambiarla. Ma Beppe Grillo ne ha fatte di cotte e di crude. E allora io dico: perché sono tanti mesi che ormai lui non si ascolta? Cosa gli è successo? Mia madre dice che come comico ormai è fallito. Io dico: no, ancora può avere qualcosa da dare, più di Alvaro Vitali e di Rocco Siffredi, chissà. Però resta il dubbio, che io non so perché non lo seguo, io non ho i soldi sufficienti come per andare a sentirlo nei suoi show dal vivo nelle piazze, che nelle piazze mettono dei recinti, lo vai a ascoltare, paghi, magari paghi come per un biglietto di teatro, non so se 100 euro 800 euro. Adesso ufficialmente sembra che non fa parte, cioè fa ancora parte dell'esecutivo, non so se hanno dissociato il suo nome dal simbolo dei 5 stelle, non so se ancora Beppe Grillo c'è il suo blog dove sparava cose a raffica sui vaccini, sulle scie chimiche e su argomenti che non c'entravano nulla con l'attualità vera italiana, con la politica interna, con la politica esterna, con il cambio climatico, voglio dire, le sparava così grosse. Io spero che si sia ravveduto e che cerchi di migliorare la sua carriera come comico, o perlomeno anche di ritirarsi dallo spettacolo e di godersi di una pensione, perché il nostro caro amato Beppe Grillo c'ha 70 anni, è nato il 21 luglio 1948,
quindi c'ha 70 anni. Si è sposata con una coniuge giovane, Parvin Tadzik, nel 96, e quindi c'ha 1, 2, 3, 4 figli. C'ha un fratello che è Andrea Grillo, e vabbè, ha scritto dei libri. Io di 70 anni c'ha un suo blog, qua si vede che sul blog di Grillo il progetto del ponte per Genova. Ah no, continua. Beh, dovrebbe un po' ritirarsi, perché vedo che i pentastellati possono benissimo andare avanti bene senza di lui, a meno che non abbiano bisogno di un testimonial che fra una barzelletta e un'altra convogli il voto della gente. Ma veramente, lui dicevano che ha dichiarato che il ponte Morandi, che io pensavo fosse stato dedicato a Gianni Morandi, invece era il cognome del costruttore. Il ponte Morandi, lui diceva che era un complotto, che lo volevano fare demolire, che era ancora valido. E io mi chiedo, nella testa di chi può entrare una cosa del genere? Come che ci vogliono fare tagliare le piante di olivi nel sud per farci comprare l'olio tunisino o cinese, o le olive della Tunisia e della Cina? Eppure è arrivato a dichiarare queste cose. Allora io dico, se fa delle dichiarazioni irresponsabili e che rovinano anche la reputazione del partito, fa bene a fare non un passo ma anche 10 o 100 indietro. Tanto il suo compito, quello di convogliare, di canalizzare nella protesta contro il sistema la gente, l'ha già ottenuto con i suoi Waffen Day. Che poi non è vero che lui è stato l'inventore del Waffa, perché Giorgio Bracardi, Bombolo, Thomas Millian mandavano a Fangala. Quindi il Waffen Day, Waffa, Fangala e vediamo un po'. C'è la tastiera. Giorgio Bracardi Fangala. Quando Beppe Grillo creò la politica del Waffa, l'intervista nel 92. Ecco qua come nacque il Waffa secondo Beppe Grillo. I partiti noi fanno schifo, la satira non si in questo colloquio con l'espresso allo scoppio dava le sue teorie sull'efficacia del fanculare politici e gente comune, una testimonianza che l'età oggi assume un sapore tutto diverso. Sembra quasi che ha fanculato la gente. Ecco qua, ecco qua quello che c'è scritto nell'espresso. È troppo, troppo da 318 caratteri. Vediamo un po'. Ecco qua, ve lo lascio in descrizione. Quando Beppe Grillo creò la politica del Waffa, l'intervista del 1992 è il suo vero manifesto. Quindi leggetevi questa nota. Lo spettacolo è appena terminato. Beppe Grillo, madido di sudore, elegantissimo nel suo doppio petto Armani,
Questa nota è del 16 febbraio 2017, quella nota del link che vi ho messo sopra dell'Espresso, identico a quello di Michele Santoro, ma io sono di famiglia ricca, se ne sta in piedi nel suo camerino piccolissimo e affollatissimo a bere acqua minerale e a esternare in totale libertà, e un grillo furioso, quello che ci si para davanti, ha appena finito di fanculare mezzo mondo, da Vittorio Sgarbi al ministro Francesco De Lorenzo, da Licio Gelli a Maurizio Costanzo, e ora, non contento, se la prende con un paio di malcapitati ambientalisti che non gli hanno perdonato le battute ironiche lanciate all'indirizzo di Fulco Pratesi, l'ex presidente del WWF Italia, reo di aver fatto da testimonial all'American Express e di aver quindi contribuito a incrementare il tasso di inquinamento atmosferico, perché per ogni spesa fatta con la carta di credito ti danno in donazione 3 foglietti di carta che poi vengono bruciati e creano pulviscolo atmosferico che poi ricade in mare e viene mangiato dai pesci, che vengono poi mangiati da noi nei ristoranti alla moda. Ah, solo nei ristoranti alla moda, come siamo intelligenti, ci mangiamo le nostre carte di credito a 50.000 lire il chilo. Cioè, te ti immagini che mente contorta, che battute contorte, e però lì dice che leggetevela tutta questa intervista, io lo farò. Lui diceva nel 92: i partiti nuovi o vecchi fanno schifo, la gente stordita dalla TV, la satira non serve a nulla. In questo colloquio con l'Espresso allo scoppio di Tangentopoli, il comico enunciava la sua teoria sull'efficacia del fanculare politici e gente comune, una testimonianza che letta oggi assume un sapore tutto diverso. E vabbè, allora qua c'è invece un video che vi voglio fare vedere di Giorgio Bracardi, che anche lui faceva dell'umorismo alla Beppe Grillo, soltanto che faceva il comico, non il politico. Fangala, fangala, Malik Maluk, dire Arassara Fangala, tin, gli dicevano Renzo Arbore, ah Malik Maluk, non piacere Renzo Arbore, Arassara Fangala, tin. Lo dovete vedere questo video di Giorgio Bracardi, ciappala ciappala Malik Maluk, ecco questo qua, quest'ultimo link, guardatevelo, è da non perdere. Io avevo messo nel mio canale una lista di riproduzione, una cartella di riproduzione con i video di Giorgio Bracardi, perché è mitico, è eccezionale, non c'è stato un comico migliore di lui nel preannunciare il disastro che sarebbe stato questo paese negli anni 2000 2018. Ma veramente, sono già 38 minuti che sto nell'aria. Lui questo grillo furioso, lontano le mille miglia dal comico giovialone del te la do io l'America, ma anche te lo do io il Brasile, ma anche dal grillo rabbioso che spara dalla TV contro Bettino Craxi e Pietro Longo, appena finito di fare il pieno allo Smeraldo di Milano e si appresta a rifarlo al Teatro Olimpico di Roma dal 9 al 18 marzo 2017, sempre da solo, con l'unico sostegno di un telefono amplificato e di una linea verde con i quali entra in contatto con mezza Italia, un po' per dialogare amabilmente con il suo interlocutore di turno, un po' più spesso per fancularli di brutto. In questo aiuto con enorme entusiasmo dal pubblico presente in sala, che non vede l'ora di urlare tutta la sua rabbia in faccia al nemico di turno. Quasi si fosse accorto che ormai, dopo la protesta urlata, dopo i graffi sanguinosi della satira politica, non resta altro che l'insulto. Grazie all'efficacia di un usatissimo trisillabo, cioè fanku, non è più tempo di satira politica, è tempo di insulti, dell'insulto più becero, più gretto. Signor Grillo, parliamo
dei Fangala che ogni sera spara raffica, non le sembrano un mezzo un po' volgare per scatenare l'ilarità della gente? Ma quale volgare? Volgare non sono io che dico figa, cazzo, culo quanto il senso della frase lo richiede. Volgare è la Sampo che chiama cappuccetto il preservativo e pensa così di essersi salvata la faccia, e allora io la mando a Fangala. Ancora c'è gente che mi chiama al telefono in teatro ed ha il cervello talmente spappolato dalla televisione che mica mi chiede come sto, mi chiede sono in diretta, e io questa gente qua non la dovrei mandare a Fangala, ma mi faccia il piacere. Beh, in parte c'ha ragione, ma questa moda del chiamarlo al telefono per perculare la gente l'ha inventata lui, poi si lamenta. Allora, care amiche ed amici, arriviamo finalmente alla conclusion, che ormai, insomma, voglio dire 21:41, sempre che non va disfasato il mio PC, che una volta il PC era il Partito Comunista, per quanti di voi non lo sapessero, non era il personal computer. Allora, ho fatto un altro live perché ho avuto tempo, volevo parlare di questo tema. Il prossimo tema vi dedicherò del tempo, sarà su Papa Francesco e gli orrori che stanno emergendo dal seno occulto della Chiesa Cattolica, dalle viscere occulte della Chiesa Cattolica, tutti i casi di pederastia e di pedofilia. E come in realtà già dai tempi di Giovanni XXIII, il Papa buono, che si dice che si riformerà la Chiesa, che si castigheranno i pervertiti e non si fa nulla. Ma per il momento vi lascio con questo video, perché all'altro video sulla pederastia e la pedopornografia e la pedofilia nella Chiesa voglio dedicargli lo stesso tempo che vi ho dedicato a questo video. Per il momento vi dico, se avete commentari da aggiungere a quanto io ho detto, commentate qui sotto. Mi raccomando, sappiate che io ho fatto molti video su Beppe Grillo, li troverete nel mio canale, cercate Beppe Grillo, Grillo. Purtroppo però succede che se cercate nel mio canale, io a volte ho messo nella descrizione dei miei video molti dei video che avevo fatto in precedenza, quindi appariranno assieme ai termini di ricerca Beppe Grillo, appariranno anche dei video che con Beppe Grillo non hanno nulla a che fare. Comunque, detto questo, lo dico per onestà, non per non farvi cercare. Ditemi cosa ne pensate di Beppe Grillo, ditemi se ho omesso qualcosa, ditemi ciò che vi interesserebbe sapere o che io dica in un prossimo video. Perché? Perché io ho visto che a volte ho dedicato molti video su un argomento nel passato, nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e anche quest'anno 2018. Il canale compierà 6 anni il 7 febbraio 2018, però molte volte sono stati video poco visti e quindi io voglio che ci sia un seguito soltanto se il video sarà molto visto. Allora, già gli ho messo gli hashtag, perché io avevo iniziato a mettere qualche mese fa gli hashtag nel titolo e nella descrizione dei video di YouTube. Mi ha oscurato un video dicendomi che se non toglievo gli hashtag non poteva essere pubblico. Allora ho tolto gli hashtag a tutti i video che gli avevo messo gli hashtag. Adesso YouTube è ritornato dicendomi che c'è una novità: tu puoi popolarizzare di più i tuoi video mettendogli gli hashtag nel titolo e nella descrizione. E cavolo, e adesso sono ritornato a fare quel lavoraccio di rimettergli gli hashtag, ma non è che c'ho tutto il tempo del mondo. Allora, intanto che vado avanti mettendo gli hashtag nei video, sappiate che nei video dove c'è scritto Beppe Grillo o Grillo, gli ho messo l'hashtag. Quindi in questo video anche c'è Beppe Grillo tutto attaccato con hashtag nella descrizione,
fate lì clic, magari vi ritroverete con qualche mio video vecchio del 2014-2012 su Beppe Grillo. Allora mi raccomando, commentate questo video su Beppe Grillo, commentate gli altri miei video su Beppe Grillo, fatemi sapere se ci sono delle cose in particolare delle quali vorreste che io parli di Beppe Grillo, così questo video o gli altri miei video, perché magari ci sono degli argomenti su Beppe Grillo che vi interessano ma nei miei video vecchi, allora commentate i miei video vecchi o questo mio video nuovo su Beppe Grillo per farmi sapere cosa ne pensate di Beppe Grillo, per farlo sapere agli altri, per farmi sapere se volete che continui a parlare di qualche cosa che ho parlato in questo video o nei miei vecchi video, e soprattutto condividete questo mio video a quante più persone possibile, in modo che possano anche loro, non solo chiedete che si esprimano a riguardo e mi diano suggerimenti, ma anche che condividano il video le persone alle quali voi condividerete il video, che lo commentino, che lo condividano, che gli mettano like, dislike, che facciano delle critiche costruttive, non importa, e poi che lo condividano a loro volta con altre persone perché possano commentarlo. Io quando potrò metterò nell'angolo qua a destra i video miei consigliati, quelli più visti, e nelle anteprime, i riquadri negli angoli, ci saranno anche lì i video miei più visti, quelli che vi consiglio di guardare. Mi raccomando, guardateli, condivideteli e commentateli i video che vi suggerirò, che appariranno a fine riproduzione del video, cioè fra poco che finisce il video, ma anche qua nell'angolo a destra, in modo che mi aiutate e aiutate soprattutto il mio canale a crescere. Vi ringrazio di tutto, ormai sono molto stanco, per quello mi impapero e faccio degli errori, perché insomma 21:47, adesso voglio un po' riposare. Poi volevo fare il video adesso su Papa Bergoglio, cioè su Papa Francesco, H. Bergoglio, ma ho fatto già dei video nel passato, cercate nel mio canale Papa Francesco, Papa Bergoglio, troverete i video che ho fatto su di lui anche. Commentateli, condivideteli, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se volete che faccia altri video su Papa Francesco, su Papa Bergoglio. Ho già fatto dei video sulla pedopornografia nel Vaticano, sulla corruzione, sullo IOR, e condividete anche quei video che ho già fatto su Papa Bergoglio, sul Vaticano, sullo IOR, su Papa Francesco, con quante più persone possibile, che lo commentino, gli diano like, dislike e lo condividano a loro volta. Allora non mi rimane altro da dirvi, vi saluta il vostro Santen Chan, grazie di seguirmi, il vostro youtuber romano, il vostro youtuber italiano. Seguitemi in Instagram e in TikTok, mi raccomando, seguitemi in TikTok. Arrivederci, e qua metterò sotto il link in descrizione TikTok. Mi raccomando, a volte nei link non ho messo TikTok, perché ultimamente gli hanno cambiato nome all'applicazione e io ho fatto l'attualizzazione qualche giorno fa. A volte nel link troverete scritto Musical.ly, il profilo di Santen Chan di Musical.ly, non importa, Musical.ly e ciò che era prima di diventare TikTok. Quindi io sto sul vecchio Musical.ly, che è il nuovo TikTok, per chi non lo sapesse. Ciao, mi raccomando, e seguitemi anche in Musical.ly, e poi faccio i miei migliori auguri di guarigione a mio caro amico Rubino, che seguo sempre, e sono stato molto triste perché è stato a punto di morire, è stato molto male. E quindi io ho visto delle foto sue in Instagram, seguitemi pure voi in Instagram, ci parliamo sempre in Instagram, lui legge i miei messaggi. Allora a presto, ciao, se no non finisco più. Poi sono già 50 minuti e 10 secondi e veramente il mio cellulare si surriscalda
Io sono ripetitivo, ho già detto tutto. Arrivederci e grazie. Ciao e un saluto speciale a Amleta Bloom, che mi segue sempre, Alessandro Arcangeli e a tutti quanti gli altri che mi sono scordato, ma che avrei salutato volentieri se avessero partecipato in questa live nel chat. Veramente degli Higgins Love Live si chiamava una volta, poi ha cambiato nome e vabbè. Ciao. Come scotta il cellulare, mamma mia, e col caldo che fa, speriamo non mi si fonda prima o poi. Io ho paura per la durata della batteria, perché è un cellulare dicembre 2015. Oh, mi raccomando, guardate i miei video, così YouTube mi ridà la monetizzazione. Io sono disoccupato e mi faccio un altro cellulare, o magari una filmatrice, perché mi si è rotta la mia vecchia Everio modello GZMS 130 bu, e io non so perché non si accende lo schermo. Se devo reinstallargli il sistema operativo, e come si fa a reinstallare il sistema operativo? Ma credo che un'altra volta si è rotto il flessibile dello schermo, e quindi fatemi comprare un'altra filmatrice, mi raccomando. Fatemi raggiungere le monetizzazioni guardando i miei video, che io sono disoccupato, così magari, guarda, io non compro i vestiti da anni. Allora, così magari mi compro una filmatrice nuova e posso, e un cellulare nuovo. Mi raccomando, allora, aiutatemi e condividete i miei video quante volte più potete. Andate a casa di parenti, familiari, amici, in una festa di compleanno, state in ufficio, nel ginnasio, in un bar, sintonizzate YouTube dallo Smart TV o da qualsiasi altro apparecchio, dal tablet, sul mio canale Sant'Enchan di YouTube che state guardando adesso, e guardate i miei video a casa di amici, vicini di casa, sul lavoro, parenti, familiari, non so, aiutatemi così, fate che quante più persone guardino i miei video, e mi aiuterete di non poco, e anche che mi seguano in Instagram, perché io mi attualizzo sempre in Instagram. Ultimamente non lo faccio, ma ho ricevuto migliaia di like per post che sono addirittura del 2014 o 2012 o del 2013, quando ho iniziato la mia attività in Instagram. Perciò dategli like anche in Instagram, che centinaia di persone già lo fanno, e seguitemi di più in YouTube. Ciao ciao.